No, guarda, attento, oddio buono, guarda che tu fai, no? Che cazzo di regista tu sei? Madonna buona. No, dicevo. Lo so, dicevo, ce mi va poi. Lo volevo portare, di bei giorni non prepare, va a pigliare Crugnoli, va a pigliare Crugnoli. Io sono bene stato 3 volte, senti. E Crugnoli mi sono andati orecchi. A me garba per trovarmi Bosco, per carità, però insomma, veramente. No, quest'anno, sai, quest'anno hanno fatto poco. Cominciano ora e chiaramente fanno nei posti dove il suo strato gli era ancora umido. E quindi gli sono pochi i posti dove fanno. Perché il. Io mi ricordo una volta che Babbo mi fece. Perché Babbo è veramente un carognone, eh. Allora lui, lo sai, lui non li va a cercare funghi, lui telefona, dice, oh, arrivo, scherzo, funghi vari in momenti che fa in quel momento, si avvicinano ai viottolo, no? Quando lui passa vicino, e tossiscono, lui li piglia. Allora, una volta si va a cercare funghi a Castagno d'Andrea, era avuto 13 anni, ero un ragazzo, e si parte, mi ricordo a quei tempi c'aveva 112, e si arriva lì, si entra dentro, si comincia ad entrare in bosco, e si comincia su per il viottolo, su pietroni di viottolo c'era scritto con una vernice bianca, attenzione vifere, e allora io gli faccio, ah, c'è le vipere, le fa vischero e lo scrivano vedi che venga a cercare funghi per fatti impaurire per mandarti via, che diretta a loro, vieni, allora, se entrano in bosco, allora io, perché di solito, visto, i figlioli hanno una grande fiducia di babbo, accidenta la fiducia e chi l'ha inventata, e fa, pigliaiello, ma mi ricordo si trovò tanti di quei porcini, ma di dimensioni inimmaginabili, roba enorme. Allora mi fa, dice, pigliaiello, io da essere ragazzo tutto preso dalla contentezza, piglio che l'altro. A un certo punto si sente in lontananza, la sirena, no? che c'è? Insomma, adesso il bosco si scende giù con queste cestate di funghi immense. E c'era due ambulanze, c'era due ambulanze e uno lì che gli stava, aveva bucato una vipera, va bene? Allora, e quello lì lo salvarono. E poi dopo, invece, quando si arrivò a Venice, io mi cagai addosso chiaramente, perché le vipere sono degli animali, fanno paura. Lascia perdere che se la vedi. No, allora, dunque, io di vipere ne ho trovate anche tu voi, io non ho mai ammazzato nessuno, non l'ho mai ammazzato, non me ne frega nulla, perché io gli animali, non, a meno che non sia una questione per mangiare, io solo per mangiare accetto l'uccisione di un animale, ammazzo la vipera, perché la devo ammazzare, scusa, l'importante è che la mi si faccia viva, certo, se la mi soffia lo sento e giro, vado da un'altra parte, capito? No, le vipere non vanno via, se tu puoi fare che tu vuoi, le vipere sono consapevoli di avere i denti col veleno e quindi o tu ti scassi te o se tu gli metti la mano o il piede ti buono, è normale. La vipera va, no, la serpe sì, la serpe è più aggressiva, anche il biacco alle volte se tu non tenti di pigliarlo per la coda ti rigira, morde, sono animali più aggressivi, però si vede che è un'aggressione fatta per paura, perché di solito se ti vedono gli scappano, fanno ma corrono, invece la vipera va per cazzi sua. La vipera ne frega una sega, io mi ricordo una volta era a dipingere a casa della mia cugina Antonella, avevo fatto un quadro, penso ora di a Filadelfia il quadro, ero lì, cioè tutto sento camminare come una lima su un sasso, mi giro, ero in ciabatte così a questa maniera, vedo c'era una vipera, lei era così, non era tanto lunga, lei era così, soltanto che lei era così,
che gli apre il pennello, dico vabbè, vabbè, quindi un sasso lo mando via, non c'era niente, allora chiedevo il pennello, che cazzo fa quel pennello, la dipingo, allora questa vipera andava per fatti sua, no? Allora io mi avvicinavo e guardavo, era un viperone enorme, questa rizzò il capo, la si mise a mettere fermo e cominciò a soffiare. Guarda, quando le soffiano le fanno cacare. Io mi metto nei panni di Ande, tu sei a giro per la prugnolaia con pruni sopra, che tu cammini così, tu te la trovi così, sono cazzi tua, veramente, perché la vipera fa, specialmente se le sono grosse, le fanno un certo effetto. Insomma, sta vipera, io non l'avevo mai vista, era chiara, a strisce chiare e a strisce nere, ma veramente nere, sembrava argento, viperone di Ovono, mi... Infatti dietro il quadro c'era scritto estate mucellana, fra parentesi, con viperone. Che dici? No, io le vipere ho. Paura te la fanno, capito? Perché un animale che ti può ammazzare, è chiaro che ti fa paura, però non è che la ti ammazza perché la ti vuole ammazzare. Cioè, tu la pesti, se tu cammini uno ti pesta, ti dà una spunzionata, il veleno la ti morde. Cioè, io non è che odio la vipera, però riconosco che la fa un certo effetto. A me, per esempio, quando me la trovo vicino, la mi fa cagare addosso. Poi da lì a ammazzarla è un altro discorso. Gli esseri umani mi garberebbe di più ammazzati, ma gli animali non se lo meritano, capito? Cioè, gli animali se ti li tratti bene, ti danno solo bene, capito? Io, ma che figurati le vipere, porto una sigaretta. Vero Nicchio? Vero? Andrea, riprendimi Nicchio, dai, che sta ascoltando la discussione, com'è questo cane, eh? Ho ragione o non ho ragione? È vero e ti dico o non è vero? Lui ora è geloso della papera.